spettacolo. Com'è? Ma spettacolo! Sono troppo contento, veramente uno spettacolo. Ciao, sono Vittorio di vivalafocaccia.com, il blog con le video ricette semplici per fare il pane, la pizza, la focaccia e anche qualche dolce in casa. Oggi vediamo come si fa a fare un pane semplicissimo, senza impastatrice, con le noci e l'uvetta. Questa ricetta l'ho presa dal libro di Jim Lee, che si è inventato questo sistema senza impastatrice per fare il pane in maniera molto semplice. Praticamente lui fa degli impasti molto morbidi, ad altissima idratazione, che poi lascia lievitare tutta la notte con pochissimo lievito. Questo fa in modo che il glutine dentro la farina, a bagno nell'acqua, si sviluppi, che sostituisce quello che si fa praticamente con l'impastatrice o con la manipolazione della pasta nel metodo tradizionale. Il secondo ingrediente fondamentale per questa ricetta è avere una pentola col coperto che chiude ermeticamente. Idealmente dovrebbe essere di ghisa, se non ce l'avete di ghisa va bene anche in acciaio, basta che non abbia pezzi di plastica che si sciolgano. La cottura in pentola è fondamentale perché quando mettiamo il pane a cuocere all'interno con la pentola già molto calda, l'acqua nell'impasto del pane evapora e crea del vapore. Il vapore rimane intrappolato dentro la pentola e siccome il vapore conduce il calore molto meglio dell'aria, cuoce il pane benissimo. Viene una crosta croccantissima e l'interno del pane viene cotto in maniera fantastica. L'impasto è semplicissimo. Mettiamo tutti gli ingredienti asciutti, la farina, le noci, l'uvetta, il lievito e il sale con un pizzico di pepe. Lo so, direte, il sale a contatto con il lievito, che di solito non si fa, però in questa ricetta si fa. Mischiamo bene così. Dopodiché aggiungiamo l'acqua. Tutto in un colpo. Mischiamo per una trentina di secondi ed ecco qui, letteralmente dopo 30 secondi l'impasto è finito, è molto appiccicoso, molto idratato, e questa alta idratazione è quella che permetterà al glutine di svilupparsi, lasciandolo riposare a temperatura ambiente fino al raddoppio del volume, cioè 12-18 ore. Ecco qui, dopo circa 14 ore, guardate com'è cresciuta, vedete tutte le bolle in superficie. Adesso passiamo alla lavorazione. Adesso spolverate abbondantemente il tavolo di lavoro di farina, perché questa è una pasta molto idratata, altrimenti vi si attacca, e poi con una spatola la scaricate, cercando di non piegarla troppo, sul tavolo. Vedete la gabbia del glutine, guardate come ve l'ha sviluppata. Guarda che bello, che spettacolo. Adesso spolveratevi bene le mani di farina. Adesso gli diamo prima una piega da una parte così e poi dall'altra per dargli forza e far sviluppare il glutine ulteriormente. Poi la giriamo dall'altra, sempre con la farina sotto, gli diamo un'altra piega così e poi formiamo una specie di palla così. Ecco qua. Prendiamo un telo, spolveriamo abbondantemente di farina, dare anche un po' di farina di polenta o altri tipi di farine a vostro piacimento, così. Prendiamo il pane e lo depositiamo in mezzo così. Un po' di farina in modo che non si attacchi. Adesso lo copriamo e lo lasciamo lievitare. Non troppo stretto, altrimenti non riesce a svilupparsi. Mezz'ora prima di infornare mettiamo la pentola in forno e la portiamo in temperatura. Ecco qua, tiriamo fuori la pentola dal forno, attenzione a non bruciarvi, e adesso rovesciamo il pane delicatamente dentro la pentola. Io ho messo la parte brutta sotto, che rimarrà sopra e rimane più rustico. Se volete farlo più, diciamo, più bello, potete metterlo a lievitare con la parte bella sotto e poi ci fate una croce sopra con una lametta. Adesso delicatamente, senza rovinare la lievitazione, lo prendiamo sotto e lo rovesciamo dentro così. Eccoli. Rimettiamo il coperchio e lo mettiamo subito in forno.
Dopo mezz'ora di cottura togliamo il coperchio, attenzione a non bruciarvi. Ed ecco il nostro pane cotto. Sempre facendo attenzione a non bruciarvi, lo togliete e lo mettete a raffreddare su una griglia in modo che passi l'aria sotto. Sentite che crosta, croccantissima. Bellissimo, fantastico. Facciamo la prova del taglio per vedere l'alveatura. Vedete che bella crosta croccante. Ed ecco qua la nostra alveatura, bellissima. Ed ecco il nostro fantastico pane con le noci e l'uvetta. Chiaramente l'uvetta, se volete, la potete eliminare e fare solo con le noci. Noi ci vediamo per la prossima video ricetta sul mio blog, vivalafocaccia.com. Ciao!